Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa 18ª parte di Pokémon Snakewood. Ci ritroviamo nel punto dell'altra volta dove siamo arrivati attraversando la Frigid Cave, mi pare. E stiamo cercando la MN Force per spostare quei massi per poi trovare il troll, insomma. Allora, a te t'avevo già battuto, sì. Quindi immagino che ci toccherà sfidare quello lì giù. Allora, aspettate, dobbiamo fare così. I Pokémon non li ho curati perché sto registrando praticamente subito dopo aver registrato la parte 17. E ok, vai con la sfida. Allora, hai altri Baltoi, ok, ma se siete tutti così sarà molto facile, non credete? K1, Baltoi, sì, ok, mi sa che sono tutti così. Mettiamo Quill Shark, così sale al 17, ciao, al 37 anche lui. Forse, in questa parte, si spera. Quindi mettiamolo davanti. Switch. Ah, poi manca anche Swellow. Tu? Vedo, capisco, vuoi combattere contro di me? Certo che voglio combattere contro di te. Tu ne hai tre. Io mi auguro veramente che tu ne abbia uno un po' diverso da Baltoi. Ok, Meditite, perfetto. Cioè, vedo che non capisci. Ciao Baltoi, mettiamo Swellow che è al 36 e mi farebbe piacere portarlo al 37. Come avrete capito, sono molto preciso nell'allenamento dei Pokémon, nel senso che li voglio tutti esattamente allo stesso livello. Comunque, vabbè. Vediamo qua se si trova... bellino. Peccato che non ti puoi evolvere in Machamp, se no t'avrei preso. Anche se, vabbè, ormai ho la squadra completa, quindi dubito che la cambierò. Ah, siamo arrivati a... Forse non... infatti... Shakya Monastery. Ok, siamo arrivati... Sì. Sì. Esatto. Esatto. Fermi. Screen. Ho detto screen. Ho detto screen. Ok. Fatemi combattere sto vecchio. Ah, ok, stai controllando la zona, bravo. Ma porco due, no! Sono un coglione. Questo qua è il tipico errore. Vabbè, raga, stop, ci rivediamo lì, che devo dire. Ok, ragazzi, eccoci qua di nuovo. Siamo al monastero, se non sbaglio. Shakya Monastery. Perfetto, e vabbè, direi innanzitutto di andare a curarci al centro Pokémon, che è deserto, come al solito. Curami Pokémon, ok, perfetto. Abbiamo i Pokémon curati e quindi direi che possiamo andare avanti con questa musichetta che è quella di Ceneride, se non ricordo male. Parapam, pararatata, vabbè, basta. Ok, questo è il monastero. Io sinceramente... Cosa? Cosa sono quei cosi lì? No, sto dicendo che io sinceramente non so esattamente cosa dovrei fare. Perché non mi ricordo, però vabbè, ok, vivete nella paura. Moriremo tutti. Molto ottimista. Di qua non si può passare. Vorrei esplorare un attimino per vedere se c'è gente che mi può dare qualcosa di utile. Ah, questo è il vostro negozio, ottimo. Dimmi che avete i repellenti, però. Aspettate. Ah, ok, questa qua è la roba... cosa ho fatto? Comprato qualcosa? No, comunque questo qua è il negozio di... come si dice, raga? Com'è che si chiamano? Le erbe tipo amare, tipo, si chiamavano, non mi ricordo. Comunque sono quegli strumenti che fanno incazzare Pokémon ma lo curano, ecco. Allora, andiamo verso di qui, vediamo se... Oh, voi? The Sage, ok, niente di importante... Ok, The Sage, il saggio. Sarebbe... Oh cazzo, un cimitero, aspettate. Questa è la Shakya Muni Tower. Ok, questa qua è la torre cimitero classica. Allora, entriamo. Oh, tranquillizzati, ok. Una voce tuona dall'oscurità, vai via. E va bene. Ok. Credo di aver visitato tutto. Quindi direi che possiamo andare di qua. Queste statue... sono di Barkesh, l'uomo che ha rivelato la verità finale. Ok, sì, sembra una roba tipo Buddha. Non sembra un uomo, non essere blasfemo, oh, tranquillo. Effettivamente non sembra un uomo, cioè... sembra più un uomo. Chi coglie la citazione vince. Quando il vulcano eruttò, ho perso tutto il mio potere. No... Ah no, perse tutto il suo potere, il vulcano. Il magma è diventato ghiaccio e i Pokémon di tipo ghiaccio hanno iniziato a vivere qua.
Per questo crediamo che per questo la nostra sette la nostra setta, la nostra sette. La nostra setta crede che il freddo sia necessario. Ok, non. Il mostro nel deserto sta lavorando con i demoni. Fatemi entrare. Voi siete ancora Bakish, tipo, non mi ricordo già più il nome. Ok, raga, direi di andare al sodo e di parlare con sto tizio. Devi aiutarci, giovane. Per piacere, vai nel deserto e distruggi quella. La mostruosità che ha attaccato. Ma nel deserto non c'è un cazzo. Cioè, zio, veramente, non c'è niente nel deserto. Raga, mi sa che dobbiamo ritornare al deserto. Forse mi sono perso qualcosa. Tu lì in alto, intenzione di far qualcosa nella vita? No, immagino. Comunque, forse avevo scelto la strada giusta a mia insaputa. Ora andiamo a controllare il deserto se mi sono perso qualcosa. Ma non credo, nel senso che. Ah, ho capito. Sarà ora sto coso qui. Esatto. Ah, questo qua è il loro fratello. Ok, va bene. Ok, devo sconfiggere sto coso, ho capito. Saresti tu? Aerodactyl, cosa? È un Aerodactyl Shiny. Sì, esatto, livello 40. Ok, non deve essere un'impresa troppo ardua. Spero. Mettiamo Queen Shark. Utilizza Morso. E noi con Surf adesso. Dovremmo mandarlo KO quasi. Però vabbè, dai, ormai ce l'abbiamo fatta. Scaryface. Surf e ciao ciao Aerodactyl. Donna e gloria a me. Tu hai sconfitto il mostro. La tua forza è incredibile, giovane. Forse finalmente tornare a casa. Grazie per il tuo aiuto. Ok, quindi adesso noi possiamo ritornare al monastero, giusto? Dove come ricompensa ci daranno forza per andare nella grotta e trovare il troll. Ok, raga, forse sto risolvendo l'arcano. Direi che in questa parte abbiamo ancora il tempo per fare tutto. Allora, vai di qui. Allora, no, raga, ve la taglio questa, sennò vi rompete il cazzo. Ok, ragazzi, eccoci qua. Entriamo. E vediamo cosa ha da dirci sto tizio. Ah, hai sconfitto l'Aerodactyl. Ma ci sono ancora delle forze oscure che stanno esercitando il loro potere qui. I demoni posseggono ancora la cima della montagna. Devo chiederti di distruggerli per me. Quando ritornerai, vai alla torre. In cima ad essa ti aspetterò. Ok, ma io ho bisogno di forza per andare in cima alla torre. Forse devo. Mi siedo. Ok, va bene. Scusami. Devo assolutamente cercare forza perché altrimenti non posso andarci molto semplicemente. Dove potrebbe essere forza? Non lo so sinceramente. Perché o magari hanno tolto i massi, aspettate che provo ad andare a vedere. Perché in cima alla montagna credo. Eh sì, raga, sono entrato nel centro Pokémon. Intanto quello mi sembra giustissimo come bug. Perché magari hanno tolto i ma. Ah, in cima alla montagna intendono questa montagna. Ah, sì, ok, ma che idiota. Ok, raga. Pronti ad entrare? Vai. Allora, questo è un medical kit. Perfetto. I nostri Pokémon sono curati. Allora, Swellove, fatti valere. Ah, ok, le forze oscure e l'Inquisizione, dici? Ok, questa qua è la cima del Monte Camino. Ok, questi qua stanno combattendo, via. No, 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 io questi qua no, che odio. Mikov, yeah, ancora i Deadly Seven, raga, sono ovunque. Vabbè, non. Oh, almeno adesso avete i Pokémon evoluti e siete quasi più decenti. Vabbè, comunque li facciamo fuori velocemente questi. Un altro Gloom, la miseria. Cos'è questa evoluzione, raga? Ok, allora adesso siete quasi interessanti da distruggere. Vileplume, la miseria. E poi, questo qua si cura dai problemi di stato che non ha, è geniale. E comunque, Swellove al 37, abbiamo battuto Mikov. Dei Deadly Seven, che sono 9. Allora, Cherryberry a Swellove. E direi anche una super pozione a Swellove, che dite? Sarebbe meritata. Ok, continua, no, il prossimo ha Onix, quindi. Minchia, ormai li ho imparati a memoria, raga. Il prossimo Onix, quindi metto davanti qui il Shark. So chi sei, per piacere non dirlo ancora. Bobov. Cipolle, pere, gasolio, benzina.
qual è la re... Dai, che palle, raga. Ma questi qua sono, sono inutili. Non li voglio più vedere. Muori. Steelix, ma ammazzati, tanto sei scarso a prescindere. Puoi anche avere Lugia, ma non lo sai usare. Ignorante. Ok, raga, questo qua è tipo la roba del Team Magma. Non so se ricordate, credo di sì. Vai con l'ennesimo. Dai, battiamoli tutti in questa parte. Poi nella prossima ci apriamo la strada, diciamo così. Belly Drum, uffamelo. Kenchira di nuovo, vai, fai ancora Belly Drum, pirla. Ole, eliminato. No, stavo dicendo che nella prossima parte probabilmente riusciremo a spostare quei massi lì e a proseguire. Allora, Ninetales davanti. No, il prossimo chi cazzo aveva? Trapinch. Quindi Prilom, dai. Anche perché adesso avrà Vibrava, presumo. Vero? Trapinch, ma poi avrà dei Vibrava, immagino. Cioè, lo spero più che altro per lui, perché un Trapinch al 38 non è il massimo. Esatto, Vibrava. Ok. È già di sì, è già di tipo drago vibrava. Tipo drago vibrava. Sentite che bello scioglilingua. Tua mamma. Sky Uppercut. È paralizzato e non può agire. Sky Uppercut. Ok, perfetto. Trapinch di nuovo. Allora, fatemi curare Brilum. No, dai, non fare Sand Attack. Che poi io non... Che palle. Dai, colpiscilo, 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 colpiscilo. Dai, colpiscilo! Ok, eliminato. Ole. Raga, battuto, perfetto. Ok, ho sconfitto quello dei Deadly Seven. Perfetto, perfetto. Fettenderi. Ok, proseguiamo con la super pozione. E il prossimo aveva Zubat, quindi, amico mio, è il tuo momento. Zubat contro Golem, non so proprio chi potrebbe vincere. Sono Ropodnov, il nonno membro... Ah, ok, raga, gli altri dove sono finiti, però? Sono scomparsi, vai! Perfetto, ok, pensavo di dovermeli... Scherzi! Questo qua, raga, non era tipo lo sprite di una delle prime generazioni? Non vorrei sbagliarmi, eh? Però in teoria dovrebbe essere tipo... Forse la seconda. No, la prima, scusate. Non mi ricordo. Mettiamola così. Comunque figo, figo, figo. Golbat di nuovo. Ancora con Rock Blast. Salutami tua zia. Così a caso. Le zie dei Golbat. Ok, livello 39. E cazzo, ci ha ucciso Golem. Non c'è problema. Loudred con Ice Punch dovrebbe cavarsela minchia. Mi elimini anche Loudred. Soda Pop. Air Cutter. E allora sei stupido. Però fatelo dire, sei stupido. Ok, eliminato anche questo Golbat. Perfetto. Raga, non avrei mai immaginato di perdere un Pokémon contro i Deadly Seven, ma è successo. Ok. Loudred, vai davanti. È il tuo momento. Faman. E Klo. Dov'è che l'avevamo incontrata Klo l'ultima volta? Non mi ricordo. Ah, giusto. A quella che doveva essere Mentania. Arrenditi, demone. Torna indietro da dove vieni o ti distruggerò. Fu. Che pensiero nobile. Pensi di poter distruggermi? Lasciami dimostrare. Oh, che cosa stai facendo indietro? Un civile, vai indietro. Questo è pericoloso. Demone. Non ti lascerò portare via delle vite innocenti. Preparati ad essere distrutto. Preparati ad essere lanciato nella B. Eie! Patetica. Pensavo che saresti riuscita a sconfiggermi. Taoist, voi Taoist non siete niente per me. Hai sconfitto Alizia. Anche se eri indebolito dalle mie tempeste di sabbia. Sei un formidabile nemico. Devo combatterti. Dovrò sconfiggerti quando sarò più preparato. Ah, sto bene, credo. Non sei quella che stava distruggendo le persone con quel Glace? Sì. Voi siete quei cattivi ragazzi che
Voi siete i cattivi, io e Glace siamo i buoni. Ecco come funziona. What? Glace è il cattivo qui? Oh, basta raga, mi sono rotto. Ok. Ok, il capo sta lanciando un'invasione a Doen. Devi credermi. Un allenatore forte come te, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Prima che tu arrivassi, i demoni parlavano di essere arrabbiati con sua sorella. Dicevano di essere arrabbiati che sua sorella fosse stata sconfitta. Minchia raga, che due coglioni. Ok. Ok. La base che abbiamo invaso era la loro. No, non può essere. Era davvero la loro base secondaria, quella roba infinita. Ok, dobbiamo entrare nella torre sacra lì, ma lo faremo chiaramente la prossima parte, perché oggi siamo già a 6 minuti. Attenzione, siamo già a 16 minuti ed è ufficialmente la parte più lunga che io abbia mai fatto di Snakewood. Comunque direi di avviarci, di salvare davanti al centro Pokémon e di rincontrarci nella 19ª parte, in cui andremo a scoprire cosa da dirci l'anziano sulla torre. Quindi se il video vi è piaciuto, venite a lasciare un like, commentare, iscrivervi al canale, rispondere alla domanda del giorno che avete visto all'inizio del video, e noi ci becchiamo in un prossimo video.